Buongiorno a tutti ragazzi, eccoci qua di nuovo insieme per un altro fantastico video. Allora, oggi interrompiamo la serie per il pre-ranked e torniamo alla cara vecchia Charles Martel perché dobbiamo tornare a rankarla. Ve l'ho detto, purtroppo i miei gameplay attualmente sono un po' monotoni proprio perché sono bloccato con queste francesi. Speriamo che arrivino presto le corazzate inglesi che sono in arrivo e almeno ci andiamo a ispare anche quelle, ecco. Allora, vi voglio riportare un altro gameplay sulla Charles Martel, questa volta diverso perché il gameplay di prima, che avevo portato l'altra volta, era un gameplay dove non eravamo top tier. Qui invece siamo top tier e vi volevo far vedere come, in matchmaking, un po' più a nostro favore, dato che ci sono anche tier 6 in partita, riusciamo a essere più incisivi. E quindi vi volevo portare anche quest'altro tipo di gameplay. Allora, andiamo come al solito, dato che siamo spawnati di qua, vorrei andare verso C perché siamo vicini a C, ma preferisco con i cruiser sempre la zona di D. Allora, vediamo un po'. Come al solito, la nave è molto veloce, soprattutto poi quando attivate il vostro consumabile. Avete l'aerospottino che è molto comodo. Io l'ho settata per l'antiaerea. Diciamo che è una nave che di base si usa in antiaerea, proprio per avere il massimo delle capacità difensive aeree, perché comunque è una buona antiaerea. Se no potete mettere idroacustica. Essendo una nave molto leggera, ragazzi, DAP fa male, però è leggera. Il corpo a corpo non è sempre auspicabile. Io ve lo sconsiglio di andare in corpo a corpo in uno contro uno. Non perché sia una nave che non faccia male, ma perché vi devastano, ragazzi. È una nave che subisce molto. Il corpo a corpo lo può fare, ma lo deve fare cercando di cogliere gli errori degli altri. Quindi andando a sfruttare gli errori degli avversari. Nel corpo a corpo, e comunque sia, è una nave che in HE è molto efficace. È un buon generatore di incendi, soprattutto in combo con le bandiere raggiungete una buona percentuale di incendi. E comunque sia, quindi il vostro obiettivo sarà andare contro le corazzate, il vostro primario obiettivo. Avete, grazie al consumabile del propulsore, potete fare delle manovre molto interessanti, avete una grossa e ottima agilità. Il fatto che avete i tiluri a 9 rotti chilometri è sicuramente un aiuto per poter essere molto più aggressivi contro le corazzate. E quindi in generale è una nave sicuramente molto molto interessante. Il difetto qual è? Il difetto è che in un meta come è impostato adesso, quindi con avversari molto camperosi che comunque cercano di colpirvi da distanza e stanno alla distanza, per voi diventa un po' complicato perché basta poco, basta un colpo, basta pochissimo per subire veramente tanti tanti danni, perché proprio la nave è veramente leggera. Allora, vediamo un po' come la sbologniamo questa. Vediamo se riusciamo a vedere, grazie all'aereo ci fa vedere qualcosa. Ah, ragazzi, vi segnalo che insieme all'amico Exige abbiamo fatto di nuovo il purgatorio, un piccolo salotto dove parlavamo delle ranked che stanno per arrivare. Quindi, se non l'avete visto, ma credo che ancora non sia online, appena sarà online, vi consiglio di controllare anche il canale di Exige per partecipare, in cui io appunto sono ospite nel video. Allora, siluri. Cerchiamo di sfruttare. Vabbè, si spengono prima a posto. Erano i siluri, mi sa, dell'Edinburgh. Eccolo l'Edinburgh. Vieni da papà. Allora, i colpi sono un po' lenti. Quindi vi consiglio di sfruttare. Di anticipare ogni tanto i tiri perché il colpo non sono velocissimi, ok? Quindi anticipate il tiro. Eccolo. Ah, sta fermo il ragazzo? Vabbè, se sta fermo, problema suo. Peccato che eravamo ripartiti.
Ah, però se l'è presa, pesantuccia. Abbiamo anche l'Edinburgh molto vicino. Ah, vediamo un po'. Ci hanno abbattuto l'aereo, maledetti. Vorrei switchare in AP. Vediamo un po' se riusciamo. Allora, ecco l'Edinburgh. Switchiamo in AP. Ho paura che prenderemo delle brutte sabonce, come si suol dire. Però l'Edinburgh ha i cannoni girati male. Questo per noi è un buon vantaggio. Ah, tiro un po' così. Non diamo il fianco all'Edinburgh, se no ci fa malissimo da questa distanza. Cerchiamo di cittadellarlo. Ah, mannaggia. Forse questa è buona? È arrivata la cittadella? No, non l'abbiamo chiuso, maledetto. Veramente, si è salvato con un non niente. Si sta curando il maledetto. Peccato, ragazzi. Peccato veramente, perché potevamo chiuderla in maniera molto cattiva. Comunque siamo già a 41.000 danni, ottimo. Gli incendi hanno fatto bene il loro lavoro. Siamo a 40 hit, 41.000 danni. Non male, non male, assolutamente. Allora, quando, ecco, se riuscite a giocarla stando nascosti, non essendo troppo spottati, non essendo il primo focus degli avversari, sicuramente riuscite a dire la vostra. In generale non è una nave che mi piace molto, perché comunque sia è una nave che spesso non, cioè non riuscite a fare la differenza quanto vorreste. Comunque vedete quanto sono cattive le AP di questa nave. Però dovete cercare di cogliere l'avversario in maniera un po' impreparata, perché appunto nel corpo a corpo vi fanno veramente male. Allora, Nürnberg. Peccato che abbiamo riswitchato in HE, poteva essere l'occasione per risparmiare in AP. Allora, vediamo un po'. Preso. Colpo non facile perché è dietro l'isola. Si sta riallargando di là, quindi alziamo il tiro. Eccola, vedete, basta veramente poco per farvi veramente male, ma male, male, male. E purtroppo questo incide perché spesso vi beccate delle cittadelle e neanche voi sapete come è successo, ma le beccate. E quindi. Oh, due incendi su Belfast, buono. Speriamo non abbia la R attiva. Gli faremo dei bei dannetti. No, aveva la R, il maledetto. Forse ho anticipato troppo poco. Allora, il Nürnberg. Ah, c'è anche lì il DD che è interessante. Purtroppo questa è una nave che quando non avete a disposizione il propulsore è un po' stenta perché non è che sia così agile. E quindi sarebbe opportuno. Cerca, ecco, vedete? Vedete come ti fanno male? Basta pochissimo per farvi male. Purtroppo è così. La nave è fatta così ed è anche per questo che a volte non mi diverto tanto a giocarla. Perché cioè, è complicato, ragazzi, giocarla. Ti fa venire proprio lo stress giocare questa nave. Però io spero che magari col Tier 9 che avrà già la cura, un po' la situazione migliori, avendo la cura si possa stare un po' più tranquilli, ecco. Però dobbiamo rankare, tra poco iniziano i ranked, quindi è già nato il problema. Ma in più dobbiamo assolutamente espare questa benedetta linea. Sono veramente stop, sono quasi quasi sul usare i dobloni, fare free esp e via, ragazzi, perché mi ha stufato come nave. Però vabbè, dobbiamo giocarla. Allora, stiamo riprendendo il controllo di D. Siamo in vantaggio, però non in vantaggio cap. Questo può essere un problema. Cerchiamo di incendiare la New Mexico. Oh, una bella bordata, due incendi, ottimo. Speriamo che non li possa curare. Se non li cura, arriveranno dei signori danni. Sembrerebbe che non li possa curare, perfetto. Veramente un ottimo colpo.
dato che abbiamo due incendi sulla New Mexico, concentriamoci sulla Nürnberg, ragazzi. Non ha senso andare a fare ulteriori danni di HE alla New Mexico. Facciamo danni HE al Nürnberg piuttosto. Anche il Nürnberg è in difficoltà adesso. Abbiamo la Belfast. Ok, cerchiamo di darle una bottarella. Non so se il Nürnberg è attualmente ancora in fiamme. No, quindi cerchiamo di svegliarlo. Non so che è successo alla New Mexico. Ah, eccola New Mexico. Era invisibile. Vorrei chiudere questo Nürnberg se ci riesco. Siamo già a 86.000 danni. Ottimo risultato rispetto all'altra volta. Però come vi dicevo, questa è una nave che soffre tanto quando non è top tier, ragazzi. Poi certo, dipende dal team, dal matchmaking, dipende da tantissime cose, per carità. Però ho notato che se la nave non è top tier, fa fatica. Graspera. Niente, lontana. Vi ho perso lo York. Siamo in vantaggio kill, ma non abbiamo il vantaggio punti, quindi dobbiamo darci una mossa. Voi vedete che ho il range largo dei siluri, ma in realtà è stretto, ragazzi. È un errore del replay. Allora, dovrebbe esserci qua la Belfast o qualcosa, comunque. Vediamo se lo prendiamo. Ha preso! Eccola là, eh sì, è la Belfast, mi sa. Ci riproviamo. Ecco la New Mexico che esce. Forse si prende i siluri però, Mi sa, sì, si prende i siluri. Aiaiaia, cerchiamo di cambiare rotta. Mamma mia, arriva. Bene, bene. Vedete, avendo il propulsore si riesce molto meglio a doggiare i colpi. Quindi è importante poter avere il propulsore. La Gnegna è in avvicinamento. Per fortuna sta puntando un'altra nave. Anche la Belfast. Siamo arrivati a 95.000 danni. Boh, due incendi. L'ha curati, maledetta. Ora se riusciamo a reincendiare la Niesnau sarebbe ottimo, veramente ottimo. Dobbiamo cercare di reincendiarla. La partita è abbastanza bilanciata al momento. Siamo... anzi no, ora stiamo pareggiando. E noi siamo con un piede nella fossa, quindi dobbiamo stare attenti. Per fortuna che la Gnegna ha il tiro della ceppa. Eccola, ha sbagliato, mi dispiace. Vai a casa, è ora di mandare a casa la Gnegna. Allora. Dai, oh, ecco, questo è un incendio importante, ragazzi. Questi sono 6.000 danni puliti, perché non ha la R. Abbiamo il Belfast che ci inizia a rompere. Belfast, ma che fai? Vai via. Ecco che arriva la Gnegna. Ah, mamma mia. Di culo. Ci ha preso il culo. Confederate. Confederato. Perfetto. Certo che in inglese è più carino Confederate. Confederato fa un po' schifo. Secondo incendio sulla Gnegna. Questi sono danni totali e devastanti. Infatti stiamo salendo 117. Ottimo. Vediamo se chiudiamo la New Mexico. E vai, presa la kill della New Mexico. È sempre bello ninjare le kill, ragazzi. È sempre bello. La Gnegna sta andando giù. Sta subendo pesantissimi danni. Forse riusciamo anche a farcela noi, Anche se penso che ormai tra poco riavrà la R, E infatti, sì, il primo incendio si è spento. Quest'altro si spengerà tra poco. Ah, bello, questo è un incendio bello, high caliber, grandioso, grosso calibro, ce l'abbiamo grosso, ragazzi. Penso che ormai la Gnegna vada giù, Sì, è andata giù. E anche Arsonist abbiamo preso, quindi perfetto, gli abbiamo fatto veramente molti danni. Allora, rimangono Graspen, Nürnberg e Belfast. Noi siamo più morti che vivi. Vediamo se possiamo fare qualcosa. Siamo in grosso vantaggio ormai. La partita è chiaramente portata a casa. Anche se abbiamo le nostre corazzate che come al solito stanno a 30 km di distanza. Mi raccomando ragazzi, state a bordo mappa. Perché c'è un
c'è un modo che se state a bordo mappa i colpi arrivano più velocemente e fanno più male. Più siete lontani e più fate male. Mi raccomando, è importante giocare a bordo mappa con le corazzate. È fondamentale. Punto interrogativo. Mannaggia. No, comunque ragazzi, ora fatti scherzi. La corazzata è un tank. Dovete stare in prima linea. Non in prima linea, ma dovete cercare di dare il vostro contributo. Voi, i vostri colpi devono, cioè, i colpi degli avversari devono cadere su di voi in modo che non cadano sui vostri compagni. È il ruolo appunto dei è il ruolo appunto vostro, ok ragazzi? È importante. Vediamo se riusciamo a chiudere la Belfast. E vai! Ci siamo fatti anche la Belfast. Siamo a 4 kill. Vediamo a questo punto se arriva il Kraken, ragazzi, perché è da un po' che non facciamo Kraken. Ci vorrebbe. Vediamo un po' se arriva il Kraken. Ah, non l'abbiamo chiuso il Nürnberg. Maledizione. Dove sei? Dove sei, Nürnberg? Dove... Ah, no, sta per finire il tempo. Mannaggia. Eccolo, 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 eccolo. No, no, me l'hanno ninjato. Maledetto Lander, mi ha ninjato la kill. Vabbè, comunque, ci siamo. Allora, abbiamo fatto, mi sembra, sui 140.000 danni. Siamo arrivati primi con 2.300 di esperienza, ragazzi. Ai Caliber, Confederi, Tarsonist. Abbiamo sbancato. Partita eccezionale. Ci è piaciuta. Qual è il problema? Il problema, vi volevo far vedere anche quest'altro gameplay, perché sull'altro vi avevo portato un gameplay dove eravamo arrivati terzi, avevamo dato il nostro contributo, ma avevamo fatto sui 50-60.000 danni. Per farvi capire che questa è una nave dove è più facile fare 50.000 danni, è raro riuscire a farne sopra i 100.000, perché è una nave che purtroppo viene facilmente targetizzata, perché sanno tutti che sono leggerine, quindi tutti ci provano a farvi la kill, e per di più diventa complicato riuscire a essere veramente cattivi, proprio perché si è molto leggeri e quindi si rischia tantissimo. Soprattutto nelle partite dove non siete top tier. In questo caso, dove eravamo top tier con anche elementi tier 6, siamo riusciti a dare un grosso appoggio e a sfruttare la nave in maniera molto più incisiva. Comunque siete gli spammatori di HE, cercate di fare più incendi possibili e il vostro ruolo è quello sostanzialmente. Allora ragazzi, vi invito a mettere un bel mi piace. Ah, vi comunico che stiamo per arrivare ai 1000 iscritti, quindi tra poco ci sarà l'estrazione e sono contento perché vuol dire che il mio lavoro vi sta piacendo e sono contento di riuscire a sfruttare i 1000 finalmente e di poter andare poi per i 2000. E quindi sono molto contento. Aiutatemi a crescere come canale, supportatemi, mettete un bel mi piace, commentate se avete le vostre opinioni, qualcosa da dirmi. Io sono cerco di rispondere sempre a tutti. E quindi aiutatemi a crescere come canale. Noi ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti.